quantomeno a livello internazionale. Iguchi Wakaba, lei è un prodotto della scuola di Tokyo, Nishi Tokyo per la precisione, ha conquistato una medaglia pesante nei campionati mondiali in Italia nel 2018, fu seconda in quell'occasione. Il programma è nuovo, Never Tear Us Apart, la sua musica, la coreografa è sempre la stessa per lei da tempo, Shailene Byrne, e andiamo a scoprire tutti insieme questo nuovo corto di un atleta con un potenziale enorme, però probabilmente nel suo percorso di crescita a un certo punto si è fermata. È ancora giovane, Iguchi. Anni 21. Partiamo dagli elementi positivi. Una pattinatrice con la scorrevolezza di Gucci non c'è. Su questo è la numero uno indiscussa. Magari Sakamoto avrà fili più profondi rispetto a Wakaba. Ha già coperto tutta la pista. È una dote naturale e questo è chiaramente un punto di forza. Non è al top della condizione, non ha tentato il triplo Axel in apertura, è andata volutamente per il doppio. Anche la combinazione è stata eseguita con un triplo Lutz da un filo esterno molto chiaro con doppio toe volutamente. In mattinata di allenamento non entrava la combinazione con due tripli. Quindi fin qui direi bene. È un programma conservativo, non è andata a rischiare. No, ma perché in questo momento non ha la condizione per aggiungere Esatto. qualcosa in più, no? E questo ci può stare, visto che siamo a settembre. Wakaba non deve passare per le varie selezioni in Giappone per raggiungere i campionati nazionali. Poi però c'è stato l'errore grosso. Il doppio rito. Che Sì, peserà molto sul sinceramente il programma punteggio. non dispiace come costruzione. Ci sono diverse transition. Dove la collocheresti tu? No, beh, chiaramente dietro a Cori e Rinka non è in E discussione. davanti alla Beh, bisogna vedere cura. se ha poi i punti tecnici. Qual è il problema? La consistenza di Wakaba. Wakaba fa fatica in questo momento della sua carriera a mettere tutto insieme.
A volte ci riesce e viene fuori il corto clamoroso. Mi ricordo un Challenger Series della passata stagione dove andò in zona 80 punti, no? Però quella è l'eccezione. Quindi io credo che lei debba lavorare soprattutto sulla convinzione nei suoi mezzi. Adesso non è al top della condizione, ci sta, è normale che sia così. Devo dirti, l'ho vista meglio in questo momento rispetto alla mattinata. Ah, mattinata l'ho vista molto dimessa. Tu, Nicole, che impressione hai avuto? Sì, io non l'ho vista stamattina, come dicevi tu, lei ha una pattinata veramente che credo sia una delle migliori in questo momento a livello di scorrevolezza, velocità, cioè veramente impressionante vederla poi da vicino così sul ghiaccio. Però sì, come dici tu, è presto nella stagione, ma qui c'erano parecchi errori importanti, diciamo, cioè parecchi errori, parecchi elementi tecnici tolti e poi l'errore nel RIT che... Quella è una cosa veramente, è un peccato quando vedo queste cose, mi dispiace veramente tanto per pattinatori di questo livello. Sì, poi in realtà per quanto riguarda lei si vive in un equivoco riguardo quel salto del suo programma, perché a un certo punto era il flip il salto che eseguiva, però il flip per Cori ha un filo d'ingresso che sicuramente non è quello interno consono. Alla fine il punteggio è basso perché è sul fronte tecnico paga dazio in maniera importante, 26,77, si va a collocare in quarta posizione. Dietro anche la Kurakova. Dietro a Ekaterina Kurakova, che a sua volta ha commesso qualche sbavatura. Però, ripeto,